Siamo a Monza nella sede dell'associazione della classe 1949. Siamo in compagnia del presidente Giuseppe Poschini, che oggi ci racconta un'iniziativa che l'associazione vuole proporre per quest'anno. Presidente, siamo qui in sua compagnia perché quest'anno avete organizzato la prima edizione dei Giochi di un Tempo. Ci racconti com'è nata questa idea ed esattamente in che cosa consiste? Beh, l'idea è nata anche per raccogliere fondi, poi che facciamo beneficenza, anche se devo dire che è nata al mio segretario Stefano Mauri, che ha portato avanti un po' il discorso, noi l'abbiamo appoggiata. Ma in che cosa consistono esattamente questi giochi di un tempo? I giochi di un tempo qui, uno è questo. Uno ce l'ho in mano io. Sono delle bocce quadre, perché con le bocce rotonde sono capaci tutti. Le bocce quadre abbiamo inventate noi della classe 49, se devo dire la verità, qualche anno fa, perché noi sono 12 anni che ci troviamo, da quando abbiamo compiuto i 50 anni con il cambio della stecca, abbiamo fondato questa associazione che facciamo poi beneficenza e raccogliamo appunto fondi con queste attività che facciamo. E niente, i giochi consistono appunto, visto che i ragazzi al giorno d'oggi sono attaccati al computer dalla mattina alla sera, e vogliamo portarli un po' per strada e giocare come una volta, come si faceva una volta quando eravamo ragazzi noi. Ma quindi sono giochi che anche i bambini possono fare? Beh, questo che c'è in mano forse è un po' più pericoloso. Cos'è? In milanese si chiama, lippa, no? O passerella. Okay. E consiste di lanciare sta roba qua a punta e può anche far male a qualcuno se non si sta attenti. Quindi però, magari questo non è per i bambini, più adatto ai bambini, che cosa ci potrebbe essere? Io avevo 8-9 anni a giocare con questa, spaccavo i vetri, ma fa niente quando era ragazzo, perché giocavamo nei cortili e rompevamo i vetri delle case. Poi dopo c'è il gioco delle bocce. Questa? Qua, queste qui sono una boccia quadra che rispetto a quella rotonda bisogna farla giocare come si deve per far riuscire a fare dei punti o che sia. E poi abbiamo altri giochi come, non so, il quattro canton, come si diceva, i quattro angoli, o il gioco della bandiera, che si faceva appunto una volta con le squadre. Quello l'ho fatto anch'io, eh. Ecco, e poi c'era okay. Il mondo, quello che si saltava, si faceva giusto. Il mondo, quello disegnato per terra. Disegnato per terra. Perfetto. E poi vediamo appunto, sono 5-6 giochi che metteremo in campo, perché non è che possiamo farli tutti. Ne faremo certo. 5-6 per adesso, e poi se tutto va bene l'anno prossimo ripeteremo in centro Monza. Perfetto. Ma l'idea di riproporre, di ripresentare questi giochi è nata da una vostra passione per questi giochi? È nata dall'idea di riproporli ai ragazzi, di insegnarli ai ragazzi? Com'è nata? Lei prima ci parlava del suo segretario che gliel'ha proposta. Sì, lui appunto il discorso era riportare qualcosa che si sta dimenticando. Perfetto, grazie mille Presidente. Prego.